dopo aver terminato di spalmare il gesso, per eventualmente ridurre l'asciugatura, usiamo il foam. Il foam sulle ultime parti lavorate in un secondo tempo. Questo naturalmente si fa per risparmiare tempo. Il foam si deve passare nelle zone più spesse. Dove abbiamo più materiale, impiega più tempo ad asciugare, quindi col foam abbiamo un grande aiuto.